da dove è cominciato il mio percorso di felicità grazie alla tua produzione? Penso che sia iniziato alle elementari, quando in realtà i miei genitori, per potermi istruire in uno stile di vita sobrio ed ecologico, mi compravano la Barbie in costume da bagno e ho cominciato a inventare abitini per la mia Barbie. Inventando questi abitini ho cominciato a riutilizzare tutti i possibili materiali, ma anche compreso, credo di aver fatto anche qualche pellino con il sughero, con i cappelli, borsette, eccetera, partendo proprio da un'idea di riutilizzo e di amore per l'oggetto. Ho sempre pensato che questo nostro sfruttamento del sistema di iperproduzione di oggetti non sia un rispetto per la materia prima, per cui continuare a gettare senza guardare l'oggetto come se fosse qualcosa di vivo sia comunque una superiorità nei confronti dell'ecosistema. Poi a un certo punto, a 11 anni, mi sono trasferita a Malagrotta. Nel crescere abbiamo capito che una discarica ti porta comunque a riflettere su un sistema societario molto legato al capitalismo e sempre all'iperproduzione. Crescendo accanto a questa discarica ho capito che poteva essere un'occasione per fare la mia parte, quindi in qualche modo avvicinarmi al tema dei rifiuti. Man mano è arrivato il percorso con la decrescita felice, è arrivato un attivismo sempre più presente, un sentirsi compresi, un appassionarsi in modo folle all'autoproduzione, al creare con le mani cose semplici che fanno bene a me, che fanno bene ai miei vicini, alla mia famiglia, che fanno bene alla natura, che creano circolazione del denaro nel modo giusto perché valorizzano le piccole aziende. Sempre crescente legato al tema dell'autoproduzione, e questo lo si deve purtroppo in realtà dall'aumento delle malattie che derivano dai prodotti che vengono venduti in commercio, dai prodotti per la cura del corpo, ma della casa, ma anche soprattutto l'alimentazione. Quindi sta crescendo la consapevolezza. Nel crescere questa consapevolezza c'è l'idea che forse dobbiamo tornare alla semplicità, non ai tempi passati, è proprio un concetto di semplicità e di sobrietà. Per cui il piccolo, come sappiamo spesso, il piccolo no, porta bellezza, porta cura, porta benessere. Non lo posso fare, non ho tempo. Questo è in genere quello che viene detto quando parli di autoproduzione, ovvero di partire dalla consapevolezza, dalla lettura delle etichette, per poi farti il tuo prodotto. In realtà a me piace trovare le vie più semplici, quindi avere rispetto della materia, per cui avere poche materie e miscelarle conoscendone le proprietà nel modo più semplice possibile, per cui laddove non riesco a inventarmi io, a volte ho cercato nel passato, per cui sono tornata all'antica Roma, cioè a progetti di creme viso che risalevano appunto a Galeno. Quindi mi piace proprio che sia semplice, sia facile, sia divertente, sia semplicemente un unire le cose, no? Un po' come il concetto di permacultura, per cui a volte unisci piante che stimolano parti diverse, che si compensano da parti diverse. Io mi vivo l'autoproduzione in questo modo, no? È la semplicità della natura che messa insieme ti crea delle piccole reazioni. Arrivò un giorno la telefonata alla città dell'Utopia, quando lavoravo lì, chiesero della decrescita felice, risposi io che in quel momento ero presidente della decrescita, parlando ovviamente di insomma, c'è un'ospitata televisiva per parlare di autoproduzione, del progetto Università del Saper Fare, che era l'insegnamento dell'autoproduzione. Feci un'ospitata parlata, dopo 4 mesi arriva una chiamata, il capo degli autori ti vuole vedere, vuoi fare una rubrica televisiva sull'autoproduzione e parlare di decrescita, che era la parola bestemmia in televisione, non si può parlare di decrescita degli sprechi in televisione. È iniziata 7 anni fa questa rubrica, la continuo a fare e sono veramente grata, perché la televisione è anche questo, cioè ci sono piccole nicchie in cui si prova a fare educazione e non è scontato che io stia lì, e credo che ci sia un bel lavoro da parte degli autori per potermi fare stare lì.
che penso Italia che cambia, penso ai volti di Italia che cambia, che sono tutte persone che negli anni hanno messo nel proprio zainetto la voglia di raccontare, la voglia di condividere, e su quei visi vedi molta trasparenza negli occhi, vedi il sorriso che non è sul volto ma sulle rughe, cioè le rughe da sorriso, le rughe attorno agli occhi che sorridono, quindi vedi un percorso di benessere di queste persone, e quindi ne sei felice per loro, ma per quello che fanno anche per gli altri. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia siamo